Ben ritrovati ragazzi, siamo qui su Grounded insieme alla nostra combricola e siamo nella versione dei public test insieme a Matteo Isi, buon salve! Eri buon dì, ciao! Ma buon pomeriggio! Me la sono ripresa io! Va, se la ruba, se la rubi! Oddio, chi ci sta? Ma chi è? La mamma! È tuo marito in cerca. Ma sì, non la che ama di più di suo marito, guarda. Mi sono preso il conto. Io mi sono perso pure l'arco di livello 2. Yeah! Non so come. Andate alla casa, sta all'altro. Cioè, ci stanno due. No, scusa, l'arco, la balestra. La balestra. No, la balestra ce l'ho io, una balestra, ma io ne ho solo una. Io ma sono persa, non lo so manco io come, però quello è il problema. Poncipo, la palla di vediamo se la possiamo costruire. La palla, la balestra, la balestra. Io, ma vedete se te la posso costruire o te la posso costruire? Non puoi, ci mancano 4 di shell. 4 di ghiande. No, c'è, ci sono. Diciamo a me come ci sono? C'ho io. Ah, c'hai idea? Qualche ghianda addosso, sì. Ah, se non puoi costruire, per favore. Aspetta, la do. Cioè, ma poi come l'ho persa non lo so manco io sinceramente, però. Comunque ho un po' di maschere. Mm-hmm. Io c'ho le luci, quelle là, le lanterne, quelle per andare sotto l'acqua. Servono, ne ho addosso due. Potrebbero essere utili. Ragazzi, oggi siamo nella versione public test, quindi farà la nostra guida il signor Andrea. Andrea, Matteo. A mezzo rincoglionito pure io. Cresce. Allora, ragazzi, oggi faremo vedere una piccola parte e dei piccoli segreti che ci sono nella nuova versione che hanno messo del pap test. Io consiglierei di andare a fare una bella dormita e poi una bella pappina. Sì. Grazie per l'host, giù. Andiamo a dormire, va? Allora, venite a dormire. Chi è quello che balla? Che balla? Aspettate, però dobbiamo mettere l'impostazione perché abbiamo lo spawn sotto l'acqua, eh? Beh, vero. No, aspettate, mettiamo un altro spawn là in quel punto là dove dobbiamo andare, ragazzi, che ci conviene. C'è qualcuno che si frega l'acqua? Ah ragazzi, una cosa, qualcuno vuole fare pure canne? Anche se la canne è essiccata non serve più a nulla. Ma che belli questi funghietti! Ma ciao! Funghetti nuovi! Sì, quelli da caverna. I funghi nuovi, che sono i funghi praticamente che si trovano nelle grotte. Andremo a trovare anche i nostri amici, mi sentite? No, cosa mangiamo? Ti saluta Giuse comunque. Saluti Giuse, ciao Giuse. Comunque andremo a trovare le nostre nuove amiche che hanno messo sul gioco anche, che sarà un'antiprima delle nostre belle formichine nerine, perché loro sono neri neri, piccoli piccoli come Calimera. Ogni riferimento è puramente casuale. Di mangiare, ma non è che c'è qualcuno che continua sempre a fregarsi tutti i funghi. Io ancora no, c'ho addosso le alghe dell'altra volta. Sì, come fosse che non li conosciamo noi. Io non parlo, non dico niente. Ma io non ho fatto niente stavolta. Sì, io piccola bambina innocente. non ho fatto niente. Ma sì, come no? Tanti che siete innocenti, che noi uomini prendiamo sempre le botte e non si sa perché. Ma no, ma che bugia, ma non è vero. Ma io non lo so. Ma accidente, che sei. Ma quando mai? Ma io non lo so. Ma io per favore dici qualcosa perché sono diligenzio. Manu è morto, non lo sento più. Io mi dissocio e sta parlando mutato per fino a mo'. No, a parte mi si è bancato l'audio del gioco, non so perché. Non sento più l'audio. Bene. Ok. Ma si è bancato l'audio. Qua c'è il pezzo di Natale. Bene. Bene, ma non benissimo. Ragazzi, noi dobbiamo andare
verso il tavolino picnic, perché oggi dedicheremo un pezzettino della nostra live a quella zona là. Aspetta, Matteo, aspetta un attimo che arrivo. Venite, io sono qua, non so se mi vedete. Io sto bevendo perché questo sta morendo di sete. Come al solito. Niente, si è buggato. Vabbè. Niente, si è buggato l'audio del gioco. Vabbè, non senti l'audio del gioco, non fa nulla. Manco io lo sentirò. Però va bene così. Ok, adesso possiamo andare. Io non ho però la palla di livello 2 perché non ci sono i pezzi della formica. Tranquilla, Isi. No, la palla quella delle ghiande, sperando che possa servire. Ah, un'altra cosa. Allora, aspetta, parte prima di andare. Allora, cosa hanno introdotto in questo aggiornamento? Cosa importantissima. Hanno messo un nuovo livello, che al momento non so come si chiamerà italiano. Non so se italiano l'hanno già tradotto. Comunque si chiama Brain Power. In pratica questo Brain Power sarebbe un livello del nostro cervello. Il nostro cervello si evolverà. Si chiama incremento cerebrale. Ok, perfetto. Perfetto, benissimo. E io l'ho messo in inglese perché, ragazzi, alcune cose l'ho studiato. Ho studiato. Me ne sono accorto. Io lo metto in inglese perché è perché alcune cose non sono state tradotte. Poi giusto così, perché è una public test e quindi molte cose per forza bisogna leggere in inglese. Comunque, questo Brain Power è un livello che ci permetterà di sbloccare alcuni progetti che fino alle vecchie patch dovevamo sbloccare tramite alcuni insetti o sbloccando, trovando alcune risorse e quant'altro. Invece, grazie a questo nuovo livello, possiamo sbloccare in questo modo. Noi siamo già livello 12 perché noi abbiamo farmato un botto di punti. Siamo dei farmoni della Madonna, però va bene. Quindi noi abbiamo già raggiunto il livello 12 e possiamo sbloccare tutti questi progetti, anche le nuove risorse che hanno sbloccato. Fate vedere, c'è la nuova armatura, le nuove armi, la pallello 2, la nuova che cacchio è arma dello 2, tutto il set della formica nera. C'è un po' di roba, insomma. E niente, a quella bug, ma ci sono giù bug, ci sono, fidati. Non segnalate fino a mo, lo segnalate da 4, 5, 6. E mo ci sta sto bug dell'audio, che non si è sotto più l'audio, però vabbè. Allora, se io sono qua, appena che volete, sono pronto. Qua c'è una formica buggata all'interno di una roccia. Ma il capello dettagli. Della formica quanto è carina. Guardate quanto è bella questa formica che trovano le zampine sotto la roccetta, guardate. È vivo? Mamma mia. Voglio la nuova armatura romana. Lo so, Giù, lo so. È bellissima. Ehi, lasciami. Allora, ma raga, Marco, allora, aspetta, no, aspetta, ma il corso è buggato? Oppure lo vedo solo io che ho delle macchie marroni? No, queste sono macchie. Ma dove? Il corvo, guardate il corvo. Solo io lo vedo che il corvo è buggato o c'ho delle macchie? No, è macchiato, c'ha le macchie, c'ha il corvo. No, c'ha le macchie, c'ha le macchie. Da quando c'ha le macchie? Corvo, che hai fatto? Hai preso? Tutto nero. È nulla, dobbiamo fare. Ma aspetta, cioè, Matteo. Già io sono mezzo silenziato perché non sento manco l'audio. Io non sento manco se ci sono musiche, io non sento nulla. Ospitatemi. E non mi conviene avviare, ragazzi, perché c'è un bug con il salvataggio. Cioè, ci sono i bug con i salvataggi, quindi non può. Meglio che non ci provo. Allora, via. Ma perché voi non riuscite a correre in mezzo all'erba? Sì, Matteo, ma stavo un attimo fermo. Oh, la mila! La mila! Cazzo, era la formica ancora dietro a me veniva? No, io non lo so. Ma te, aspettaci però! Ma te! C'ho una cosa che mi sta correndo dietro! E uccidila! E uccidila! E uccidila! Forza la fase, brutte, contro un ragno! Ma che sta succedendo? Vuoi zanzara? No, sento il rumore di zanzara. Allora, stiamo andando, ragazzi, nella spazzatura. Ma te faccio ci fa da turista, no? Che devi scappare e ci abbandona noi stessi. Ah, mi scusi, no, ma che turista? Sono qua. Oddio! Aia! Ciao! E io non le sento! E io non le sento! Le posso sentire? Io senza audio, io sto giocando. Io non ci sono, me ne vado. Occhio che sotto c'è Don Perignon. Tu. Ok, parato. Ma quello che mi aiuta a attaccarla, per favore? Non voglio essere da solo mentre la uccido. Perché io non sento nulla, ragazzi. Ce l'ha con me, ce l'ha. Ok, vai. No.
No, oh, la mamma! La mamma, che brava la mamma di sta zanzara! È proprio brava, vero mamma di zanzara? Vedi che ti c'è un sacco davanti, sì, se vuoi venire verso di me, arrivo, è meglio. Arrivo. Raga! C'ho la zanzara dietro! Okay. C'ho la zanzara dietro! È vero, ma qua ce n'è un'altra. Corri ragazzo laggiù. Papara. No, ah, scusate, corri. Ah, un'altra cosa, ragazzi. Hanno resettato gli scab e anche per quanto riguarda i punti scienza. Tutti. Vale, quindi ogni volta dobbiamo andare a riprendere un'altra volta. Eh sì. Beh, o meglio, ma che palle! Ma che sbatti? Ma che sbatti? Meglio, cos'è meglio? C'ho la saltata dietro, sì, ci abbiamo saltata dietro, non vedi nulla. La sento. Ma te, aspettaci! Ce l'abbiamo dietro. Il mio sangue fa schifo. Il mio sangue fa schifo. Lasciatemi stare. E poi lo stai. Oh, ma non si stanca, aiuto. Sta succedendo il delirio. Aiuto. E abbiamo iniziato da 15 minuti. Voglio la mia mamma. Io voglio le mutande. Io voglio le mie mutande invece. Mamma. Siamo nella nuova zona, ragazzi. Rip, rip live. Sgrana, come sgrana? Allora, ma che palle. Ragazzi, allora, il primo posto che vi dovevo portare era proprio qua. Venite qua con me. Arriviamo. Ma come sgrana live? Sono ancora venuta di qua, anche se sono andata nella creatività. Ho stemato giù. Bello sto luogo. Che cazzo è? Ah, è la discarica. Un attimo, per favore. L'acqua è avvelenata secondo voi? Vediamo. Sì, a voi si è avvelenata. Aspettate, la venite. Mano, devi venire con me, devi venire. Eh sì, no, aspetta, ma è contaminata. Ma è tutta verde, che è sto schifo? Ma che è? Prendete il coltellino e tagliate qua. Io... C'è una chiave. C'è un problema. Io non ho il coltellino. Io non ce l'ho. Io il coltellino, un attimo. Io l'ho posato il coltellino. Per forza problemi. Non lo so, giustamente. Oh, per respirare. Io non c'ho l'elmo bolla. Aspetta, tornare sopra, aspetta. Un attimo che. Aspetta, Matteo, scusami, Matteo, ma noi non ci abbiamo. Di livello maggiore. No, mi sa c'è il coltellino 2, mi sa, ci serve. Porca puttana. Coltellino di livello 2. Sì, ci serve. Sì. Aspetta, no, l'accetta, va bene. No, serve. Se il coltellino di livello 2, ragazzi, per forza. Non riusciamo a fare qua un... no, cazzarola. L'abbiamo tutta a casa. Ma possiamo craftarlo lo stesso, mi sa. Che ci mancano. Ci mancano risorse. Che palle. Cos'è che serviva per fare il coltellino di livello 2? Aspetta. Allora. Che palle, ho messo anche la base di ricerca, comunque. Allora. Scudo. Come si chiama? Seca l'osso, la corda e il pezzo di radio palombaro. Ah, adagio, sì, davvero. Quello di livello 2 perché è quello di pugnale addosso. Ah, Radio Palombaro ci manca, raga. Abbiamo tutto a casa. No. E se fa qualcos'altro? No, ci serve perché se no non possiamo andare avanti. Raga, qualcuno dovrebbe andare a prendere. No, raga, c'è un problema proprio. I ragni mi sarebbero uccisi forse solo uno. Dobbiamo uccidere l'altro ragno. Mi sa. No, mi pare che c'è dentro il coso. Mi pare che sia. Ah, io non l'ho ucciso. Ci vuole banco pure. Sì, ma Gigi. Mi pare che si potrebbe usare il coso. Come si chiama? Vabbè, bella sta zona, tutta bella, pulita. Allora, fatemi vedere una cosa. Allora poi lo andremo a prendere dopo, in un secondo momento. Venite con me che vi faccio vedere una bella cosa. Dove stai? Oh, aspetta. Che non ha... mi muovo più. Non faccio più di tanto. Oh, che tu palle, c'è sempre quella che può bandire del cazzo nell'altro video di coglioni. Anche qua l'hanno messi. Palle. Vabbè, meglio in realtà. Gli sponi bombardieri sono. Attenzione che vi gira attorno, che vi sta venendo però verso di voi. L'ho visto. Stai là. Sono più basse là. Guarda, ma che carino. Dovete venire qua dove sono io, così vi faccio vedere una cosa. Altra palo. Ma qua sei un ammazzo, sto stronzo. Vieni qua, fa voglio. Vai, piace. Ce la fai? Hai bisogno d'aiuto? No, sto uccidendo. Oh. C'è tempo, io. Aspetta, Matteo.
Aspetta, Matteo. Sto scacazzando. Guarda che si è scacazzato addosso. Guarda sto cazzo. Il pantalone a qualcuno, bisogna cambiarlo. L'avevo preso, perché non me l'ha messo nell'inventario? Si vede che sta pagato. Ma è successo? Tutto una parte. Manca una cosa molto importante che non c'è qua. Che non c'è nell'inventario. Tu è buono. Che cosa? Qualcuno di voi ha portato la pompa quella adesiva? No. No. Io l'avevo preso per quello. Ah, per succedere la. Ah, per succedere il sasso. È vero? Sì, perché. Oh Gesù. Niente, a questo punto ci conviene andare a casa a vedere se abbiamo tutte le cose per fare. Aspetta, aspetta. Ma prima di tornare a casa dobbiamo controllare se abbiamo tutto per andare avanti. Se no non c'è senso, dobbiamo fare una volta avanti e indietro. Qua c'è un altro sbombarone. Aspetta, lo uccidiamo. Allora, serve solamente il coltellino di secondo livello. Dice, di secondo livello. Si scancia. Affanculo, aspetta. Come viene chiamato? Aspetta, ma te, noi ci siamo, eh? Aspetta. Stiamo uccidendo il bombarolo. Maestra, hanno cambiato pure l'animazione del combattimento. Adesso. Hai visto che quando ti colpisce con lo suo schivio ti diventa un po' offuscato? No. Ma mi ha preso perché. Facciamo una cosa, arrivo io un attimo, voi state là e fatevi un giro sotto. Arrivo io a casa un attimo. C'è solo un, è solo un problema. Vicino alla cassetta c'è l'altro ragno lupo. Allora sì, esploriamo un po' noi, esploriamo. Aspettiamo Matteo. Vai. Esplorando il corpo umano. Però qua non è vero. No. Allora, andiamo nella zona contaminata. Pronto, Isi? Mascherina. Mi raccomando la mascherina, ragazzi. Usate sempre la mascherina per andare in queste zone. Perché potete. Potete prendervi un nuovo virus. Oh, che bella. Qua, guarda, ma poi le formiche qua morte. Ce ne sono due sotto. Oh. Gas mask. Ah, vero, poi l'ho messo questa nuova barra, ragazzi. Cosa nuova. Qua sopra vi dice quanto manca prima che la maschera si distrugge. Cioè non è più utilizzabile. Bello così, E poi l'ho messo sto coso. Io sto coso prima l'ho visto, però non ho avuto il coraggio di scendere. Che cacchio, eh? Cosa c'è qua dentro? No, aspettate, non andate giù perché là c'è tutto il macello, dovete fare prima un progettimento a prenderla. Pare che là c'è la coccinella infetta. Là ci sta la larva! Ciao larva! Aspetta, la larva esplosiva! Eccola! Ciao la infetta, quanto sei bella! Oh, quanto fai schifo! Oh, ma c'è un bombardiere! Larvetta! Ma coccinellina schifiosa! Ma vieni! Ah, porco diesel! Io larva. Isi, dai, Isi. Arrivo. Arrivo. Mi sa che è un pochino forte sta larva, voglio, è proprio forte. A parte se vuoi mandare wow. Larva dietro! Larva dietro! No, sei bloccata, vai. Che culo. Mica sei brutta però. Già sei brutta normale, figuriamoci mo che sei. Aspetta. Attacchiamo a distanza. Dai, è morta Isi, vai. Mi cosa esplode anche se mentre. Vediamo se esplode. No, non esplode. Non è come. Scusate, se siamo alla madonna. Allora. Sempre quella dell'O2 però. Non mi ricordo se è dell'O2. No, è quella del. Qualcosa. Ma c'è la mentina. Sì, perché adesso, ragazzi. C'è un'altra. Ah! No, lei esplode questo attacco nuovo. Che lei esplode. Aia, i morti. Anche uno tu, ma sei tu, ma tua madre è fatta fa proprio. Ma no, niente. Sei palcata, Isi. No, Isi! Isi! Sei niente. Nella fase niente ed esplosa. Facci. Ma perché sei entrata bianca? Non lo so, ma anche te? Ragazzi, che altro si può usare sott'acqua? I cortellini e basta. E basta. Vabbè, poi tutte quelle armi là. E niente, ragazzi, siamo esplosi. Esplodi. No, allora, perché la larva fa come attacchi? Fa. Allora, prega, un nuovo attacco che esplode. Aspettate un attimo, facciamo una cosa. Vai. Mi dovete recuperare due teste di formiche. No, quella è una cosa. È un errore mio, lasciate perdere. Ha un po' di pelo.
Scusate, se usiamo il pugnale di zanna di ragno, che è livello 2. Quella si potrebbe usare. In teoria la potremmo utilizzare. L'ho costruita una. Vediamo. No, un po' se ma non così. Abbiamo. Che c'è qua? Oh. Il pelo di moscerino non ce l'abbiamo per poi sistemare. No, tranquilla, sì, ne ho prese. Ne ho un bel po' dentro l'inventario di maschere. Ah, ok, perfetto. Toglitela, però ora, toglitela, sono da consumi. Allora. Dovrebbe bastare per esplorare almeno un minimo la zona. E i denti, esatto, già i denti è un'arma del è un'arma del laghetto. Quindi quella già di per sé è inclusa. Ok, ma. Armi che non le trovo. Le vende? Oddio, raga, ma se lasci nello 2 mi distruggi questi funghi. Oh, ma che Ce l'ho già io. No, questo fungo nuovo. Io ce l'ho dentro. Io ce l'ho l'altra parte del mondo. Perché manco. Dove. Questo per recuperare la vita, per favore. Le bende, dici? Sì. Aspetta. Bisogna farle con. Tieni. Ma raga, non servono un cazzo, ancora non un cazzo. Allora, prima di tutto, che per recuperare non serve che se li usano tutti, ma basta che ne usate uno e uno piano io piano mi fa. Lo so, però se in certe situazioni non servono un cazzo. Aspettate allora, che provo a costruire qualche smoothie. Provo a costruire. Allora, la bombetta l'ho preso, quelle che abbiamo. Aia. Allora, io mi costruisco qualche smoothie, ve lo dico. Perché almeno per la salute. Il problema è che noi non abbiamo sbloccato. Che avete preso? Che hai preso per caso i pezzi degli animaletti esplosi? No. Stanno là, Matteo. Dentro il zaino in tal caso, perché poi siamo morti e i zaini sono rimasti di là. Perché e i pompinotti col culo. Io non sono sicuro perché io l'ho usato quell'altra come bomba. Non so se è la stessa cosa. Vabbè, proviamoci. Perché? Ma là non è che dice quale bomba dobbiamo usare. Quindi può io essere che funziona. Sono andata nella creativity e ho usato quelle bianche. Ok, e allora vai, ne abbiamo tre, ci bastano, ci restano per quello che dobbiamo fare. Madonna, che dobbiamo fare un kamikaze, dobbiamo fare. Dobbiamo far kamikaze, devo capire. Andiamo, raga. Ci dobbiamo andare. Prendiamoci anche la carne, che qua l'ho messa un po' a seccare. Ma che c'è sotto questo bordello? Io non sento nulla. Ragno. Vabbè, la Madonna. Sì, vabbè, qua che c'è. La Norgia. Oh. Non stiamo girando nessun porno. Via, andiamo via. Andiamocene via. No, io dopo. Scusate, assemblamento. Dopo di questo io mi dissocio. Mi dissocio pure io. Ma dicono che non bisogna fare assemblamento. Non hanno mascherine. Fanno assemblamento. Cioè, se ti faccio vedere come ci assembliamo noi camionisti. Guarda. Matteo, allora, non vogliamo sapere le posizioni dei camionisti, grazie. Possibilmente posizione 1. No, mi dissocio. No. Mi dissocio. No, ma sì, maschera. Ma poi mi sono accorto. Oddio. No, via. Ci sono 500 larve lì. Sì, ciao proprio, va bene. No, a parte una cosa. Ma raga, hai visto che hanno messo la che si vede sullo schermo, si vede sul proprio profilo la maschera intorni. Sì. È fighissimo. Si vede la Cioè tu vedi nessuno. Oddio, no. Qualcuno mi chiama, qualcuno mi segue. Cacacazzi sotto. Dove stiamo? Ma dov'è? Dovremmo andare dall'altra parte. In effetti. Di regola dovresti venire dove sono io. Matteo, dobbiamo prendere i zaini. I fatti vostri. Ah, ecco. Qua c'è la salita, si può scendere. Ci stanno bombardando. Fatemi un XP.
Ma non ci dover buttarci ora. Allora, ragazzi, sì, venite qua dove sono io. Dai, così andiamo avanti. Un attimo, ma aspetta, lo zaino. Se no, oddio. I funghi esplosi? Sì, vabbè, c'è, vabbè, beh, tutto, raga. Cioè, mi dissocio, hai metà maschera già, lo so. C'è il bambino che ti segue. Oh, e basta. What? Ah, kamikaze. Avete fatto a scuola i kamikaze? Vai via, no, 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 no. Oddio. Sì, vabbè, poi che. È cascato il muro. L'artificio, che guarda che non è capodanno, guarda, mamma mia, mi fa venire certi infatti più lui che sti cose quando arrivano. Au! Ma vattene via, sì. E preso lo zaino. Sì, però. Aspetta, ma lo può. L'hai preso? Sì. Oh, via. Matteo arriviamo, eh. Scusa, Matteo, abbiamo avuto un po' di problematiche. Eh sì, giù, abbiamo ho la metà. Ho la maschera a metà, per semplice fatto, sto in wow. Poi ora, vabbè, poi si diminuisce mano a mano. È normale. Poi io sono pure morto, quindi ho subito pure danni la maschera. Dai. Poi mamma Saura, che cavolo. Mamma Saura. Ma che? Matteo, ci sei ancora, sì? Sì, sono nel buco della pala. Ok, arriviamo. Arriviamo nel buco. Andiamo nel buco del buco del. No, dissocio. Dalla pala. Dissocio. Mi dissocio pure io. Che c'è una piccola bambina minorata. Vai da te, bombarda. Facci sognare. Allora, ragazzi, per i nostri giovanotti che ci seguono, dovete prendere una bomba e metterla qua sopra qua, se me la lancia. Scende. Padre di me. Dovete salire qua sopra. Con quale effetti speciali, signori? No, vabbè. Guardate il corvetto sopra. C'è. Opla. Io mi sono fatta tutto il giro, mi sono fatte le rampette. Allora, Manu. Dica. Ah, sì, qua c'è sta un botto di roba. Qua sopra qua. Una banana. Dovete saltare sulla costa della banana. Qua giù c'è già una piuma. Aia, caspita, mi sono caduta male. Più mette qua. Cioè, è tanti apini che ti vogliono un po'. No, mi dissocio. No, io mi dissocio. Lì c'è una pina che fa la nana. Sì. Io vado dall'altra parte. Sì, c'è allora, dentro dei piattini di plastica. Ci sono. C'è il dente. C'è un dente. Un attimo, sì, per quello ti ho portato qua. Allora, ci serve un bastone di legno e quattro. 4-8 di foglie. Ah, per far ponte, dici? Per far ponte? Sì, per mettere il tetto, sì. E perché? Per andare all'altra parte oppure per salire torno indietro? No, per andare qua perché poi dobbiamo risalire. Vabbè, ci buttiamo di sotto. Ah, no. Ma dall'altra parte ci sono dei chiodini che ti fanno salire. Un attimo. Allora, ragazzi, ci vuole martello di secondo. Ce l'ho io! Vai! Oddio. E dentro trovate, nel dente duro, trovate l'ape che vi attacca e vi ammazza. Ah! È mega goccia di latte. Mega goccia, aiuto! Quante cazzo sono? Puttana morbida! Chi mi viene a rianimare? Io c'ho delle api cattive che mi stanno inseguendo. Io c'ho le formiche che mi seguono. Aspetta, ok, Matteo, eccomi. Shh. A te, ecco, sto arrivando. Che cos'è? Ah, a proposito. A mossa è diventato bianco. Sei diventato bianco, sei tutto estinto, c'hai. Ah, a proposito, un'altra cosa, ragazzi, per chi ci sta seguendo. Se voi vi ricordate bene, una volta sotto l'alveare c'erano le pelle di linfa. Adesso qua potete prendere tutte le linfe che volete. Dalle api. È vero, ma no, sto, ma ricordate, infatti prima c'era. Voilà. Oh, si mangia, raga, si mangia! Mangiamo! Io sono quasi senza vita, ma c'è un'ape che mi segue. Io non gli ho fatto niente. Ehi, sei sul culo? Sì, mi spiace. Ma non gli ho fatto niente! Ehi, sei sul culo lo stesso. Zoccola! M'ha ammazzato! Ma tu sei nata! Ma. Come hai fatto? Vicino a. Come hai fatto? Dall'altra parte c'erano i chiodini per salire. Sì! No, dobbiamo fare là perché là c'è il dente, quello il mega dente.
Perché ragazzi, allora ci sono due tipi di dente. C'è il dente blu e quello... il dente dorato. Esatto. Il dente dorato vi dà il doppio dei punti del, diciamo, del molare, per essere più chiari. E quello blu vi dà un, mi pare che ne vale 5. Quello mi pare che ne vale o 10 o 20. Qualcosa del genere, giusto per farvi capire. Esatto. Allora io sto andando. È sicuramente per potenziare ci dobbiamo andare nel laboratorio. Ma è probabilmente la bugle. No, va in automatico, mi pare. Se, no, il potenziamento. Il potenziamento, ah, dico. Il potenziamento sì. Il potenziamento sì. Ma sei riuscito a prenderli il dente? L'ho preso, tranquillo. Oh, allora ragazzi, tornate di nuovo sul tavolo. Easy esplosa, easy. Ce la fai? Io sono morto. Stavo cercando di fare una torcia per almeno prevenire, perché è buio. Comunque bisogna dire una cosa, vi devo dire, cercate di venire di notte qua, perché vi spiego perché, ragazzi. Di notte le api dormono. Mm-hmm. E avete la possibilità di andare là tranquillamente senza essere rotte le scatole. Almeno io sono andato di notte. No, conviene di notte, perché se no queste ci inculano. È un po' come anche quella zona che poi vi faremo vedere. Madonna, quanto è brutto quel coso. L'area della sandbox. Mamma mia, molto brutto. Ma che? A te? Che è successo? Bastardo, figlio di puttana, che non siete altro. Avevo detto che... No, perché volevo cercare di ammazzare la nostra prima formica nera, ma... Vedi dove stanno? Le nostre amiche? Ma salve! Quanto sei bella, formichettina! Ma ciao! Brutta fine, puttana! Ma vieni qua, pezza di merda! No, oh, ti siedi! No, sono tutte le toppe! No, ma porco ma... cane! Fanno! No, ma regà, ma fanno male. Ma te mi è stato colpito pure io per sbaglio, comunque. Perché era più vicino a me. Ma fanno un male cane! Ma quanto male. Fanno malissimo! Non mi attacca, formichetta, lasciami stare, non mi rompere i coglioni. T'ho preso pure a te per sbaglio, ma a te. Però. Poi non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo. Aspetta, dobbiamo attaccare da distanza, a te. A distanza. Vai. Io non c'ho frecce. Ah, non ce l'ho le frecce. Ok, no, cioè lui... vai, vieni qua sul frutto, sulla canna, sulla canna. Vai, ok, qua non ci possono attaccare, dai. Ok, io scendo e le attiro. Uè, vieni qua. E tu spari, Matteo, vai. Io attiro ogni volta. Vai. Oh, porco. Me l'ho fatto. Aia. Ma, aspetta. Ma come sto veloci poi? Oddio, no. Lo so, Matte, mica è facile. Sì, mamma. Ma se ne scappano ogni volta. No, Matte, fermo! Porco Giuda, ero distante un chilometro, mi è riuscito a colpire. Hanno un balzo felino. Aspetta. Vai. Sono tosse. Ma c'ho la stamina. Dai! Mori! Ma non crepa! Vieni qua! Oh, è morta! Dove stai? È morta! Ma te, ce l'ho fatta! Di formica nera! No, vabbè, no! Ma sapete qual è l'altro problema? Che ora gli insetti, quando sono quasi a fin di vita, sono più veloci a scappare, l'hanno velocizzati! Capito? E sono molto più intelligenti, perché adesso quando stanno per morire, scappano subito e diventano Spirito Gonzalez, porca puttana! No, mi attacca! No, perché ci attacca pure la cucina? L'ape? Che abbiamo fatto di male? Come ho fatto a me prima? Io prima mi stavo facendo gli affari miei, mi stavo cambiando l'arma, questa che sì. Non da rompere i balli. Io sono mezzo morto. Ma te, io crepo adesso, te lo dico. Qui sopra forse è meglio non andarci. C'è la formica dietro, comunque. Attento l'ape, ma te, scappa! Raga, siamo delle gente della merda. È buio, non si vede niente. Riesci a vedere dove sono? Aspetta, c'ho la. Hai l'ape dietro, Matteo. Aiutami, sì, Matteo, uccidemela. Aiutami, uccidemela. Se no, questa ci fa il culo. Io non manco più. Devi andare sul piatto, lui non ti vede. No. Non in teoria. Aia. No, ti seguo lo stesso.
A parte le formiche nere, perché stanno qua sopra? Perché c'è il cibo. Ecco, una volta salì. Sì, per il fatto del cibo. Perché è andato via, è andato via l'ape. Vieni, vieni. Come hai fatto a salire? No, come hai fatto a salire? Ma sai che le formiche comunque camminano. Ma te, vero. Sopra il piatto, sopra il piatto sono. Sopra il piatto. Sì, sopra il piatto. Beh, in effetti. Al porto, di dietro. Ah, ok. Questi sono i piatti, quelli che si usano nei matrimoni. Non so se avete presente. Sono di plastica? Esatto. Sono l'unico. Pure la Madonna. Sì, ormai hanno messo sto gioco, è una cosa eclatante. Ma quanto è però la sandbox sta allora, qua, Matteo? Noi ci conviene comunque sempre lo stesso tornare di nuovo giù. Per il semplice motivo che io con i cortellini secondo livello dovrei andare a recuperare. Ma io sì. Se riuscite a fare un lettino, io cerco di venire là. Perché mo c'è il giro Don Perignon. Mio fratello zaino. Sì, Matteo, ci vuoi fare un lettino veramente. Proprio se fammi un lettino. Poi la fame e la sete. Afferra, ma non me lo fa prendere il coso. Cosa? Allora, la fetta che c'è là sotto, là che ci servono. Quelli. Aspetta. Allora, mettiamo i lettini qua, vediamo un po'. Io non ho risorse, però, Matteo, te lo dico. Vabbè, le andiamo a fare tutto lo stesso che c'è del giù. Allora. Vabbè. Pensavo volevo qua sopra. E poi magari si può tornare qua sopra, poi. No, se facciamo i letti qua sopra dovrebbe spawnare qua lei. No. No. No, perché lei è laggiù, è lei a casa. Sono già morto. È la casa. Allora. Aspetta, ok. Servono 3 di. Vabbè, 3 di spring e 3 di. Qua ma dove troviamo qua la cosa? Io ce l'ho. Dobbiamo andare giù. Dai. Attenzione alle api. Dai, ma non ci posso attaccare. Allora, spring. La dovrei vedere. Se siete qualcosa. Allora. Vogliamo. Vedere che se andiamo giù, vogliamo prendere la chiave che ci serve per dopo. Sinceramente. Senza vedere un cazzo? Non so quanto convenga. Stai sotto qua senza vedere nulla. No, vieni qua, dove vai? Perché te ne vai di là? Vieni, figlio mio. Aspetta un attimo. Quale che è? Ma ci stai il regno lupo lì, sì? Adesso no. Ma io non trovo manco. No, non andare via. Ma vaffanculo, mi serviva. Vabbè, intanto c'ho la borracina io. Dici sì, magari in mente, prova a avvicinarti un po'. Allora, torniamo nel tuo. Se non ci sta è meglio. Allora, seguimi e vienimi praticamente. E calla. Ecco qua. Ah, sono contaminata. Si vede una ciolla. Aspetta. No, vedi, perché non vedi niente tu? No, vedo una ciolla. Non sto scherzando, vedo una ciolla. Aspetta un attimo. Se è crepa è colpa tua, attento. Vai, da qui anch'io, ho messo la gamma al massimo, vai. Oddio. No, che cacchio stai facendo? Sì, ma metti qua la chiave. Prenda questa chiave, vabbè, la presa. Sì, è stato, bene, lo stesso. Minotauro. Allora. Ah, oddio. C'è una bella sorpresa per tutti i nostri. No, dove cazzo è? Ma qua. Io stavo per morire. Stavo per morire. Mi mancava poco e morivo. Ok. Che brutto andare in giro quando è buio. Di notte non dovete usare le torce. Perché se no vi attirano tutti gli nemici possibili e immaginabili. Là ti sono gli scoreggioni. Ma sei qua vicino, Easy? Grande Easy. Cazzo però. Allora. No, aspetta, no, cazzo. La maschera qua io non ce l'ho. Non andare in tua montagna, non serve. Infatti stavo andando. Dai, dito tu. Mi era già partito il timer per morire, porca miseria. Veramente, Manu, all'ultimo minuto. L'acqua. Ma avete visto che hanno cambiato il colore della cassetta? Prima era nera, adesso. Sì, adesso è rosa, perché non si sa perché l'hanno fatta rosa, ma va bene così. Può essere anche una cosa fake, se non mi sbaglio erano fare la cazzettina, l'hanno fatto rosa. Per il fatto perché in questi giorni c'è il fatto per le
il femminicidio. No. Ah, il femminicidio? Però aiutatemi, ragazzi, voi sapete che io ho problemi a parlare anche. Ma in realtà non l'ho capito nemmeno io, sinceramente. No, non lo sapevo in realtà. Anzi, non lo sapevo. Allora, ragazzi, se voi saltate sopra la banana vi attutisce il corpo. Ecco. Non so se saltare lo saltare sopra. Maledetta pala, riportate. Dove stiamo noi? Sì, dove stiamo noi? Cerca il nostro nome. Attenzione, non aprire le api, Manu. No, no. Ma mai era mattina, non riuscivo a trovare la pala. L'hai trovata? Volendo. Vieni, Manu. Vieni con me che ti faccio vedere una bella cosa. Abbi pazienza. Non fammi spiegare dopo stamina, perché sennò qua morimo di fame, di sete, di... Buonanotte. Buonanotte anche a te. Stavo dormendo tutte qua. E fammi vedere, no, però. Sali sulla forchetta, mi stai seguendo? Sì. Qua c'è un forchicidio. Comunque. Un forcucchiello. Non cadere di sotto. Il tuo. Dai, sì. Adesso sui, sì. Arrivo, ecco, sei stanca. Non curiamo troppo, ma te. Vai, a te, vai. Allora, andiamo di qua. Qua ci sono pure i giochini da tavole, più famosi degli anni 80-70. Sì, infatti, dei giochi da tavola, sì, esattamente. Ci hanno messo di tutto qua sopra, ragazzi. Prima non c'era un cazzo e ora ci hanno messo le peggio cose. No, senti, non correre, sì, perché sennò ho notato che ti consuma pure la salute. Sì, te non so un botto di roba. Oh, no. No, voglio far vedere agli utenti che cosa si vede da dentro gli occhiali. Praticamente inquadra un punto particolare della mappa. E non so se avrà un motivo, però guarda dentro le lenti, però togliendo la luce. Poi ho tolta. Ti fa vedere praticamente il capanno. Che cazzo? Ma Sì. Ma solo a me ha tremato la visuale all'improvviso? Fosse esploso qualcosa? No, sono stata io! Ho fatto scendere il coso dove si mette a mangiare per salire su di sopra. Ho fatto caga sotto. È quella del capanno, sì, è vero. Il capanno probabilmente sarà uno dei punti, dei prossimi punti in cui mi implementeranno qualcosa. Quello è sicuro. Sì, certamente. Poi grande, easy. Easy. Allora, dobbiamo salire sul libro. Dobbiamo salire di nuovo sopra. Opla. Sì, dove ci sei? Ah, ok. Comunque, sali sopra il libro. Qua sopra c'è un libro che è una favola. Io sono andato a vedere su internet. E questo libro di favola esiste veramente. È un libro americano pure, ma non so per quale motivo l'abbiano messo. Player. Ma sono state citazioni questi, Fa una citazione di quel film stesso, poi, magari. Qua, se voi schiacciate, qua è stato già schiacciato, qualcuno è già andato su. Sì. Io ci sono sopra io. Ma aspetta, che noi dobbiamo far vedere ai giocatori le varie cose, però Easy, non andare avanti. Ma cos'è sto coso, sinceramente? Non è che ho ben capito. Praticamente questa maniglia qua, prima che la colpisse Easy, vado giù praticamente prima che Easy la colpisse là con il martello di secondo livello. Dovete praticamente colpire quel pulsante rosso per farlo cadere e si abbassa. Stai fermo e non ti muovere più. Ma sì, un attimo. Ma te, ma non hai il dente di leone? Scusa, non ce l'hai il dente di leone? In tutto no, quel... non ho fatto a tempo a prenderlo. Ho preso le cose più importanti tranne quello. E che è molto importante in questo caso. Adesso sì, per come stanno adesso le cose sì, perché prima non si usava più di tanto. Oddio. Ma questo è tipo... ok, cos'è il secchio per il picnic, che ho capito. La borsa del picnic. Yes. Allora, qua dentro, se riusciamo ad andare a farci sopra... Ci sono. No, perché sono tre? Ma da quant'è che si...
Ma qua ci sono... No! Ci sono le fessure, ci sono sempre state le fessure. Ma prima non ti passavo in mezzo e potevi passare tranquillamente per sopra, per quello sono andato io tranquillamente. Ma porco cane. Ah, Matteo, No, che roba, ragazzi. Vabbè, tutti i buchi li sei presi te comunque, te posso dire. Fatta che cosa la formichina. Riesci a venire giù? Qualcuno può venire giù? Stazione da campo. Aspetta, rimani qua. Ci provo. Aiuto, non capisco per quanto mi manca prima che muoio. 3, 2, 1, 0. Che culo. Chi è questo qua che sta dietro a te che ti ha baciato la chiappetta? E so io. O Sam? No, c'è uno che ti ha baciato la chiappetta. Non voglio saperlo, sinceramente. Magari è una bella tipa, magari è una formica. Preferisco non saperlo, però lo stesso modo, perché magari è una formica e là ci rimango male. E via! Dove cazzo sta la palla che nel mondo non riesco a ricapitare? Bella domanda, mo' è il problema. No, vieni, che forse mi sono iniziato a orientarmi, mi sono incastrato in mezzo a due foglie. Matteo stia calmo, Matteo non si agiti, perché agitarsi non serve a niente. Non si capisce né merito, cazzo, aiuto, è notte. Allora, ci serve... Ecco la pala. Sì, no, sto cercando un'altra cosa. I quattro fogli che... Matteo, è inutile ormai, sta diventando giorno. È inutile, sinceramente. Sono quasi le 4. No, è perché voglio farlo come spono, quello là. Quanti fogli qua mica ci stanno, però, dobbiamo allontanarci. Non so quando convenga allontanarci troppo. Ah, ho trovato un bracciale. Un attimo, Manu. Easy. Sì? Aspetta. Easy, non è che ci sta qualche risorsa da solo, magari no, Cosa? C'è una risorsa. Non lo fa prendere? No, io non vado quella. No, non vado oltre. No, no. Oddio. Non mi fa prendere il braccialetto. Un attimo, Easy, per favore. Il problema, Matteo, è l'unico. E i quadri fogli stanno dall'altra parte dove stanno le zanzare. No, vedi che in mezzo alla roccia c'è una specie di buco e dentro vedrai che c'è, si vedono. Ok, ecco, è vero, c'è ragione. Io sto cercando i gemmogli che non li riesco a trovare al momento. Non state tutti che qua di solito sono pieni. Ok, i gemmogli non stavano per qua. Allora cerco di avvicinarmi verso la zona allagata, magari trovo qualche cosa. Chissà. Vediamo. Sono contento di avere che hanno... No, raga, no, dai, le zanzare. Che palle! No, io non ci devo andare, io non mi faccio i cazzi miei. Ma perché non mi faccio i cazzi miei? Mannaggia la puttana. È stato bello conoscervi, ragazzi. Cavolo, qua. Ma porca puttana, però. Quando me la tolgo sta stronza? In acqua ti devi buttare. Non mi conviene. Non so, purtroppo mi prendo lo stesso perché è troppo basso quell'acqua. Dov'è il tubo? No, mi sono bloccato! Sarà andata? Oddio, sì. Ma te qua i cosi non ci... Manco uno c'è, sta un germoglio. Allora, a parte le api che stanno dormendo. Oh, raga, non manco un germoglio, incredibile. Di quando ti servono? Forza, lotta, non ne hai mai, cazzo, mi sta finendo pure la torta. Per me toglia, sì, tanto è notte. Sì, tanto... ma ci dobbiamo fare le cose e stai attente per te, tanto è giorno. Sì, lo so che è già giorno. È per un altro motivo che sto facendo sta cosa. Con tutte queste zanzare vado via all'Edoardo. Eccolo! Eccoli!
Pesi, vattene via. L'ho presi. Apina, ma proprio sulla luna devi dormire, porca puttana. Eccola. Ah, mi manca solo un quadrifoglio. Allora butto questo. Ok, l'altro posso costruire. I teli ce li hai? Sì, ce li ho. C'ho tutto. Non avevo capito che ce li avevi già. No! No, dai l'ape! Se l'ape la zanzara vita! Ehi, si lo mettere via! Che palle, io ragazzi zanzare ne sopporto in realtà e non li sopporto manco su sto gioco. Mia, sono allucinanti, sono pesanti, che poi le hanno fatte veramente rompicoglioni. Sì, ma non temono nemmeno se li paghi, io. Non so che chi ne è nettare. So puntini. Oh, ma quanta pappa. Vai. Allora, fino a poco tempo con il vecchio aggiornamento del punto 10, quelli erano spariti, non c'era più per terra. No, non c'era più, è vero. Mamma mia, l'ho tolto. Adesso li hanno rimessi di nuovo, ma come anche le gocce della lattina. La lattina, fino a poco tempo prima dell'aggiornamento numero 10, non c'era più. Poi con l'aggiornamento numero 10 li hanno rimessi di nuovo. E adesso con il livello numero 11 hanno rimesso questo. Sì, allora mai fanno così, perché ci sono certi bug che non riesco, che giustamente per risolvere devono andarci un po' più pesante. Perché prima le gocce si ammucchiavano e quant'altro. Mo che hanno reso la sopravvivenza molto più difficile, hanno voluto rimettere alcune cose. E forza, poi perché. Oltre che non so se l'avete guardato sotto. Ciao Ape. Non so se l'avete guardato sotto. Questa zona è ricca di legno. Mica vero. Ma tanto legno. Sì. Ma sul legno, madonna, è vero. Ah, lettino, dove lo costruiamo il lettino? Mettetelo sul piatto. Sul piatto? Ma non è meglio più vicino? No, sul piatto va bene, che poi massimo uno si lancia da questa parte qua e va giù. Ok, allora mettiamo sul piatto. Ricordiamoci poi di togliere lo spawn però, Aspetta. Non si può mettere sul piatto. No, non fa mettere, Matteo. Sopra la lattina, qua sul succo, di solito si poteva mettere. Qua. No. Allora mettetelo sul tavolo, dai. Lo metto vicino alla canna. Fatto. Set a spawn. Ok. Sola. Ok. Let's go. E torniamo là. Un attimo che faccio anche io come punto di ripristino. Ci manca il castello da visitare. No, c'è ancora da vedere tante cose. C'è da vedere, aspettate. Allora. Ma no, senti che tu hai la nostra bella telecamera che giri e tu sei il nostro telecam? Sì, vai, io sono la vostra telecamera, vai. No, e chi che mora, Ape? Ma va. Ma che? Ma perché? Vedi? Ma perché? Non hai fatto niente? Ma perché? Ma che ti abbiamo fatto di ma... Quanti siete? Sì, vabbè, sì. Forse ho capito per quale motivo, perché questo è il loro territorio, è come fosse che poi invadiamo il loro territorio. Sì, quello sicuramente. Mi si muore, e si dice morire. Ah, sei morto già? Io sono scappato. Ma chi è morto allora? Tu, ma te pensavo fosse Easy. Pensavo fosse Easy. Mi avete lasciato dietro. No, è perché... sì, per forza, te, due api contro, come famo? Io pensavo fosse Easy. Perché Easy stava... Io devo morire. No, perché... Ma no, no, perché tu hai detto la cosa delle api. Quindi pensavo fosse morta te, invece no. Che pa... A te! Cappa! Occhio. Attacchiamolo. Ecco, attaccata. È per forza, mi difende Matteo. Io devo allontanarmi perché ho la vita bassa. Allora, vattene via. Ma te ci sei? Visto che mo... Ci sta per attaccare. Non la fa più alzare. Prima la faceva alzare. No, ora non più, l'hanno... Ma che cazzo. Era così comoda. C'è la raga, c'è l'app ancora. C'è ancora la per dietro. Attenzione.
Ma te attento ai buchi, esalta, eh. Mi raccomando, perché tu i buchi. Ok, ogni buco è trincea, però mi sembra un po' esagerato. Scusa, I dati! Tiriamo un dato. Un dato. No, non posso tirare. Che? Oddio. Oh, le bende, ho bisogno delle bende. Nascondiamoci in casa, ragazzi. In casa? Quale casa? Ah, il castello. Sì, il castello. Ma Yuri. No, non so chiudere. No, non che... mi sono a nascondere dentro. Tanto per. Allora, vieni da qua, sì. Aspetta, fammi andare avanti e tu vieni dietro a me. Ma che sono queste cose? Aiuto, ho paura. Allora, qua c'è un punto. Aspetta un attimo. I brutti. Aspetta, ma... sì, brava. Vai là. Un attimo, allora, fammi vedere, fammi ricordare. Allora, ragazzi, questo è un materiale nuovo che hanno messo. Io non lo so. La gomma masticata. Di livello. Ah, è vero. Sì, basta, parli di secondo livello. Praticamente vi dà un nuovo materiale. È il chewgum, praticamente. Vi dà 2-3 pezzi. Che da quello che ho visto, ragazzi, l'avevo visto pure prima, mentre facevo smoothie, serve per fare smoothie, oltre che il prezzo di larva, l'avevo che ho visto, Oltre a quello non so se serve qualcos'altro. Dobbiamo entrare, poi venite qua. Ma che cavolo. Venite qua, prendi quel punto là dietro. Whee! Qua dentro c'è il chip, mettiamo la chiave, ragazzi. Un dente, c'è il dente. Ma che figata. Il dente e il doppio chip di picnic qua dentro. Buono. Venite con me, perché dovrebbe esserci in un posto, ci dovrebbe essere un dente pure. Di qua mi pare. C'è la piuma, che sono la piuma. Beh, non c'è buttare la giusta piuma. Io stavo buttando giù. Ma mi sa che... hai botto tutto, no? Sì, hai botto tutto, Matteo. Perché... Ah, no, aspettate, sì, sotto, perché... Scusate, mi sono scordato un'altra cosa, solamente che io... Allora, la lattina che hanno messo... Dentro c'è l'XP, che però... C'è il problema personale. Dovete costruire, sì, là va costruito il ponte per poter andare dentro, praticamente. Allora, se... tendi per... Oh... Ma se ci provo col dente, con il mio dente leone? Riesci? Se vai giù? Vabbè, dato bovino qua sopra, no? Quindi, non serve più. Qua sopra. Ragazzi, chi vuole un bel braccialettino? Lo stavo prendendo, ma non me lo faceva prendere. Ci provo io? Magari perché ci sta quel baghetto. Ok, fatto. Perfetto. Preso. Allora, io ci provo. Tanto bovino. Allora. Ma cazzo! Non andare. Raga, ma grazie al cazzo che c'ha le macchie il corvo. Guarda dove cazzo sta. Sopra il gas. Scemonito. Ma quanto è pirla. Ma sei proprio scemo, però fatte te lo dico, corvo. C'ha le macchie. Ma vaffanculo. Che pirla. Ma diventa uno zombie. Le immagini del corvo zombie. Ah, il mio del cibo marcio, del gabbiotto. Ah, c'è pure. Oh, un nuovo materiale. Analizza i pezzi di formica nera. Così ci dà anche altri punti per quanto riguarda il livello, ragazzi. Molto mo lo vediamo. Eccolo qua, vedete? Il blammano non sta malamente. Un'altra cosa, hanno messo la possibilità di abilitare i teletrasporti questi. Si mette il la ragnatela. È vero, finalmente. Ma meno male. Si potranno utilizzare. Questo lo faremo la prossima volta. Chi è che c'è dentro di leone? Io. Devi andare dentro a quella cassa, che là dove ci sono delle altre cose importanti. Aspetta. Vieni, ti faccio vedere da dove che ti devi lanciare. Il dente di leone. Mi sono già lanciato, Matteo. Bravo. Ah, ok, c'è il dente. C'è un dente. C'è il dente dentro e mi pare che c'è un bracciale, se non vado errato. Quello normale, questo è quello normale, quello blu. Lo dobbiamo consegnare a Bug, sta roba. Milk Mola. Goccia di latte. Allora. Ma io sento ancora un altro. È sulla lattina, è vero. XP. Oh, ma devo bere. Ok. Aspettate che salvo, ragazzi, perché non si sa mai. Sì, infatti.
Perché cascia già all'improvviso. Sì. Ah, ragazzi, un'altra cosa, se avete l'inventario pieno. Non c'è un barcetto, Mattino, voi sinceramente. No, se avete il. Allora vi spiego, quando l'armatura viene danneggiata completamente, voi la pentavate, giusto? Sì. Vabbè, pentavate. Adesso non più, c'è uno zaino, vi riesce un sacchetto e lo potete recuperare e poi lo riaggiustarla. Che prima non si poteva fare. Ah, ecco perché mi abbiamo perso la balestra. Forse credo perché. Però così perché è un po' sconveniente. Se la palestra viene danneggiata, praticamente tu la perdevi automaticamente. Allora, niente, qua abbiamo fatto tutto. Ci dovevi andare da Bugs. Ci dovevi svuotare lo zaino e andare da Bugs, sinceramente. Perché. Vedi, guarda, si è danneggiato questo e me l'ha buttato di nuovo fuori. Guardate il sacco. Che roba. Ecco perché allora io ho perso la palestra. Probabilmente era mezza consumata e non. Ecco perché allora. Però così è un po' sconveniente perché mica te ne accorgi. Almeno che di tenerlo tu. Di regola quando fai da meglio riesci la sacca proprio sotto. Poi ci sono le icone comunque. Lo so, ma sono piccolino. Non è che ti dà un'icona grossa che ti dice quanto. Ah, a proposito, hanno aggiunto delle nuove casse che se riusciamo. Lo potremmo anche vedere, ma abbiamo bisogno delle pezze delle formiche, quelle nere, perché dobbiamo fare la pala di secondo livello. Vabbè, no. Facciamo tutto quanto, non ti preoccupate, avuto con calma, mostreremo anche tutto in live, e vi ricordo anche che queste live vengono caricate su YouTube. E poi, quando abbiamo fatto tutto, faremo un video riassuntivo di tutto quello che abbiamo fatto in live. Tutta questa roba verrà messa in live. L'unica in video. Cosa che io mi ricordo che da qua c'era il formicaio, quelle delle formiche nere, ma non le riesco a trovarle. Ma non ci conviene andarci così, sinceramente. Al massimo. No, ma anche per far vedere i ragazzi. Sì. Allora io mi ricordo c'è uno detto laboratorio della zona contaminata. Se non sbaglio. C'è tutto sotto. Nascosto. Mm-hmm. Quanto non lo so, sinceramente, perché non mi sono mai spogliato nulla, ragazzi. Infatti, non so molto. Sto sperando insieme a voi. E Matteo invece si è andato già a spogliare tutto. Sì, io mi sono fatto un po' di ricerche perché volevo portare qualcosa di importante ai ragazzi, così già si trovano anticipati. Vabbè, ci sta. Allora, che poi qua per entrare è solo da sopra. È messa di sì. Qua ragazzi, qua c'è un problema però. Se andiamo in questa zona di giorno, esplodiamo. Vediamo bruciacchiati. Fa troppo caldo. Perché mi hanno messo questa nuova meccanica. Che ora in Italia non so come si chiama. Però comunque si può chiamare Sizzl, se non sbaglio. Che in pratica c'è questa nuova barretta che ci indica quanto tempo ci rimane prima di essere bruciacchiati dal sole. Dentro questa nuova zona, che è la zona sandbox. E qua ci saranno anche quegli insetti che stanno sottoterra. Che hanno un nome che in italiano so proprio una cosa lungherrima, ma lasciamo quando perdere. Io dovrebbero chiamarsi formica leone lì. Lo chiamano così? Sì. Cioè, in modo scientifico c'è un nome tutto strano. Leone. Formica leone. Ho trovato un'altra lattina da fare come punto di. Sapete delle varie punti che ci fanno vedere sulla mappa. Ma non ce lo dà, eh. Non so, a me non mi è apparso. Allora, andiamo. Sto controllando bordo a bordo di qua perché non voglio lasciare qualcosa di sospeso prima di portarci alla. Ah, ragazzi, qua c'è una melona grossa come la. La buttiamo giù. Una maialona? La mela. Ah, ho capito, maialona. Ma easy. Sì, per favore, tu mi fai preoccupare, ragazza mia. Meno male che sei minorenne. No, c'ho sonno, sono sveglia. Mi sono svegliata presto. Ma presto. Io ho l'inventario pieno, non posso prendere niente. Prendo io. Mi sono svegliata alle 7 per cucinare una pizza. Per cucinare una pizza. Perché mio fratello aveva chiesto la pizza, quindi ieri sera ho fatto l'impasto e stamattina l'ho cotta.
Perché è una pizza particolare, una pizza ragazzi, no la troca. Vedi i funghi? Vedi che mangia le funghi, che succede? Infatti basta drogarti. Poi ti fa capire le cose male. La maialuna. Vedi, ma no, io no. Attento, andiamo a casa, ma che è meglio che dobbiamo dare delle cure mediche a questa bambina. Andiamo. No, più che altro c'è sete. Noi ci siamo in relazione. Pampina. Andiamo, va, è meglio. Allora, così andiamo a vedere anche i bug che cosa si sblocca. E andiamo a mettere anche i primi punti ai nostri personaggi. Sì. Andiamo a vedere. Stanca, mamma mia, sempre stanca. Ecco che. Allora, Matteo, ci sei veramente una macchina qua dentro, porca puttana. Penso che veramente, ma perché non la metto? Ma speriamo che la mettono quella macchinina che ho disegnato io, guarda. Fame. Fame, hai sete, mal di cazzo, mal di... Ops! Fa tutto questa, non lo so. Ma che cacchio? L'hanno fatta con seri problemi. Maronna, mica. Cioè, ragazzi, immagino quando diventa adulta. Minchia, che scassa... Da donna a donna, sarà da scassa coglioni, povero uomo che se la prenderà. Mamma mia. Ma guarda, io sono nel dolore del marito perché mi dispiace, poverino. Poi pure io. Beh, c'ho un marito che è un ragnolupo, ma te, questo deve farti capire molte cose. No, le zanzare non voglio vedere. Le zanzare no, voglio fare una speedrun. Raga, io giro intorno. No, non posso girare intorno, è vero. Non posso girare intorno. E niente. Poi il barbecue ogni volta lo spostano in 3x2. Ma già era più in là. Cos'è fosse? Peggio di una mignotta, okay, per il barbecue. Ma c'è una piuma. Vai. Vediamola che ci serve. Vai, butto io. Comunque, ragazzi, giusto per qualche cosa, okay. Qua prima una volta non c'era una cassetta, ma c'era una videocassetta. Vabbè, Matteo. Dai, sono dettagli. Guardare però dell'uovo. Che cacchio. È stato che rosa. Forse di Ops. Se l'è persa lei. Se l'è persa lei. Perché Ops c'ha il simbolo rosa. No, ha tolto via, no. Aspetta, scorre giù. No. Rimani a casa tua. No, non mi scorre già in faccia, di portarci tua. Ma ha sparato la trambata. L'ho sentita. Raga, comunque, vedi con me. Dovete svegliamo l'inventario, poi mi dico con me al laboratorio, così andiamo a sbloccare, a mettere i nuovi punti. Sì. Così faccio vedere anche questa meccanica ai nostri carissimi abitanti. E poi andiamo a cercare qualcuno nella zona contaminata. Andiamo a esplorare la zona contaminata. Dai, casa, andiamo a casa perché questa devi bere. Non mi corre più. Sì, oltre che io devo andare a sbloccare l'inventario. Esatto. Ragazzi, mi sto portando una di miele pure. Io l'ho mangiato. No, io me li sono presi, ce li ho dentro l'inventario. Così grande, sì. Avevo cosa da fare qua. Ok. Allora, vediamo, mettiamolo, okay. Dove c'è il simbolo del... Mi raccomando, mettetelo dove stanno i simboletti. Ok, mi serve però un po' di... qualche benda. Perché c'è... cucinellina. No, questa è argilla. Dov'è che stanno la roba a mangiare, raga? Il simbolo del... Ok, perfetto. Del funghetto. Ok. Ok. Mamma Peppi. Poi dobbiamo pensarci come... Raga, comunque ci dobbiamo pensarci come sbloccare il forno per forza, perché adesso per mangiarlo, faccio i pasti. Ci dobbiamo fare forza il forno. Siamo obbligati a farci il forno. Dobbiamo farci un po' di pasti. La pastina, la pastina del nonno dobbiamo farci. E beh, adesso arriva l'inverno, ci vuole roba calda. La pastina. Una bella pastina, che qua siamo tutti. Non posso dare le maschere? Non posate le maschere. Ciao Alfid.
Allora. E sì, vieni qua. Matteo, vieni qua. Sì, Matteo, vieni qua. Guarda, guarda. Ciao! Dov'è? Lo vedi? Qua in mezzo? No. Sulla foglia? No, non lo vedo. Come no? Vedo soltanto che c'è il ragno lupo. Ma che cazzo? Ah, eccolo qui! Ma che cazzo? Cioè, ma a volte lo vedo, a volte no. Là c'è il ragno lupo. Eccolo! Salve! Buongiorno. Ma te guarda! Oddio! Sorella. Oddio! Oddio! Ha saltato? No, ha spostato una foglia, ho visto il ragno, ho visto l'Alfred intorciarsi. Guardate, è rimasto. Guardate dove è rimasto, guardate. Oddio! Oh. Oddio! Si è impalcato! È l'ora di morire! È l'ora di morire! È l'ora di morire! Il nostro bambino piccolo piccolo! Come va l'amichetto di casa! L'accuderemo, tranquilli, l'accuderemo! Basta che fa tante cacchine perché ci servono. Ecco, a posto. E poi ora non manca video di pezzi, ora ti fanno sapere ma quando ti abbandoneranno. Questo è il nostro caro amico, viene sempre a casa nostra. Ma che ne so? Non lo so. Raga, andiamo da bug, andiamo da bug, andiamo da bug. Non saprei. Non lo voglio sapere. Perché manca 19 minuti alle 6. Okay. Che? Via, yeah, corre! Dove è nato? Ma le stanze qui? Ma sì, vai dall'altra parte. Arrivo. Ragazzi, dobbiamo fare veloce e andare a Parama Pincolotto, che sono quasi le 6. Esatto, sono quasi le 6, quindi sbrighiamoci. Purtroppo, ragazzi, la video oggi finisce un po' prima, quindi abbiamo ancora 19 minuti. Sì, e come faccio? Perché se qua è... Salta l'altra parte. Veramente io sono già alla quercia. Io quasi. E io sono di Matteo. Matteo, ma vedi un rollipolite? Io non lo vedo manco uno. Tu l'hai visto? No, dico, hai visto un rollipolite mentre stavi in giro? Ma dove cazzo stanno? No. Dove stanno? I rollipolite dove sono andati a finire? Cioè, sono sparisciuti. Cioè, io non l'ho mai visti. Non so se stanno vicino alla siepe. A sotto va a pensare che stanno là. Me ne vado, io mi dissocio, cioè, sono in contatto con lui. Mamma ronna de ma de Carmen con il nostro, amichetto là, con il nostro puzzolente amichetto. Via via via. La prendo lunga, prendo larga, vai, corri, mannaggia la puntini puntini puntini, va. Gli si sei? Facciamo vedere, ci sono, sono qua dove c'è. Yes, e qua la ragazza ha messo anche una lente che, non si, che al momento non servirà un cavolo. No, però se ci sta, se ci se c'è, se è spostato aggiunto, non si sa, non si sa. Se ci sarà, se qua ci sarà il sole ci brucerà vivi anche questa, ecco, per... quindi occhio alle chiappettine. Oh, non so, le chiappettine anche alla testa perché si brucia la testa. Dovrebbe aver anche introdotto. Qua? Ma che ne so, stanno a fare festa probabilmente della public test. Bene. No, per me stanno facendo festa perché c'è Easy. Anche. Festa, festa, festa. Easy, hai fatto eccitare il ragno lupo. Non va bene sta non va bene sta sì, cosa. Infatti, perché il ragno lupo praticamente ama Easy. Raga, io metto il set spawn qua, Io sono vicino sotto la bordola, se no... Non voglio spawnare laggiù, sinceramente. Sì, no, infatti. Se, se moriamo prima che un ragno lupo ci spenetra dentro il laboratorio, è meglio mettere lo spawn là. Ok, allora diamo il chip a Bug, così ci dà anche la missione completata. Oh, parla del... Oh, eccolo! Raga, okay. Cliccate sulla chat quella del Milk Molars, o come si chiama voi. Ecco i potenziamenti, ragazzi, finalmente più potenziamenti. Gruppo. Ah, ok, quindi ci sono quelli personali e quelli del team. Allora, quelli... team? Esatto, cioè i potenziamenti sono quelli rossi, quelli grossi, quelli d'oro. Ci potenziano tutti quanti. Invece quelli blu potenziano solamente a noi, cioè a noi stessi, ci potenziano solamente a noi stessi. Allora, per il team, quindi per tutta la squadra, possiamo fare un potenziamento dello stack delle frecce. Cioè noi le frecce da 20 andranno a 23 lo stack. Da 20 a 23. Ok. Il cibo?
del cibo invece da 5 a 8. Buono. E poi delle risorse da 10 a 13. Cioè possiamo portare 13 cose invece di 10 massimo sul nostro inventario. Buono. Quale facciamo? Già abbiamo due. Quale facciamo? Che dite? No. Allora, io direi le risorse, sinceramente. Il più buon sento. Sì. Tu che ne pensi, Matteo? Sì. Conviene. Ok. Allora, piazzato. Ok, il primo piazzato. Ah, ok. Serviranno due per il secondo potenziamento delle risorse. E l'altro? Ce lo teniamo o lo mettiamo per le frecce o per il cibo? Mi ricordo. Ma io dico per il cibo, perché comunque il cibo serve. Da 5 diventa 8 il cibo, Allora, sei d'accordo anche te, Matteo? Va benissimo, ci sentiamo dopo. Sì. Cibo? Ok. Quello è quello che ci manca. Ok, per il resto, ragazzi, dovete fare voi quello del più. Dovete farlo voi. Ok. Allora, io ho solo un punto, quindi. Io mi potenzio. Allora, i punti questi qua si trovano quando trovi il latte, giusto? Esatto. Trovi dentro la goccia di latte, sono... Sì. Okay. Ah, io per sbaglio ho cliccato per sbaglio su uno, vabbè. Ho potenziato il rate dell'acqua. Quindi adesso l'acqua scende... L'acqua dovrebbe scendere il 70%? Ma adesso sono stati tradotti questi, sono curioso. Aspettate, vediamo se sono salito. Ah, cazzo. Incontra bug e palla delle mega gocce di latte. Giusto? Ah, perché bug si usa solamente una volta. Dove che si vedono quelli che io ho? Tu, giochi di latte 1. Io ho potenziato la sete. Potenzi anche io la sete? Ho potenziato quella della sete, solo per quella ho potuto potenziare. Per sbaglio l'ho potenziato, però vabbè, meglio di niente, perché la sera è quella più difficile al momento. Ok, fammi vedere. Ah, infatti non sono stati tradotti, allora, ok, perfetto, vabbè. E invece vediamo per i punti scienza che possiamo sbloccare. Stazione di forgiatura, oh, migliorare le armi. Che dite, facciamo? 2500 punti sono. Mm-hmm. Sì, prendiamo quello per poter potenziare le armi, almeno iniziamo. Ok, a... fatto. C'è pure anche il libro della ricetta qua, cioè. mi sa che è il libro dei pasti. È ben nutrito, mi sa che sì. Aspetta che metto in inglese, sì. Allora, metto in inglese per capire, se non capisco un cazzo. Ok, sì, sono... ci dà Ignat Kosh. Ok, prega, il cibo fatto di niente, quindi il cibo fatto di moscerini e poco delle api. Ok, almeno per sapere che cazzo te li vero. Poi vediamo. Ah, ecco, ci abbiamo anche... Oh, porca puttana. Ok, anche per quanto riguarda i cibi, invece, un pasto misterioso. Stile... Madonna, quanta roba. Madonna, quanti pasti. Sono stati diversi, ma ce ne sono un botto, ma pure della roba dell'acqua. Che cazzo ce ne sono? Okay. Ah, l'upgrade pure dello scan del Nirk. C'è sta anche, eh. Lo scan? Sarebbe? Ci potenzia lo scan per cercare i denti, i mollari. I denti buono. Ah, sì, buono. Ma costa 5000, porca puttana. Purtroppo. ci potenzia lo scab. Ma quei putti. No, ci hanno annullato alcune cose. Del tipo? Lo scanner. Ah, ok. Ci hanno annullato il potenziamento degli scanner. E adesso hanno messo scab scan de scienza. Il potenziamento per trovare la scienza. Il potenziamento per trovare gli scab. E il potenziamento per trovare i Mick Mollars. Ce l'hanno diviso. Cioè, non è che si potenzia tutt'uno come prima. Adesso l'hanno diviso. Un po' così, eh. E... sblocchiamo la zippa, ragazzi? Per fare la casa? Sì. Ok. Sì, perché ci serve. Se no... Ci fai anche... Io, sinceramente, il forno. Dov'era il forno? Io pure il forno sbloccherei, eh. Se fosse noi, voi. Eccolo. Ragazzi, ci serve il forno per forza. Se non possiamo fare sta roba, perfetto. Almeno così possiamo fare anche la pappina. Mi trovo degli animaletti. Ma non solo quello, perché per fare tutti questi pasti ci serve per forza. Che pelole.
Ma te ci sei? Ma te dove sei andato? Se riesco a trovare la, quella rizzettino che dici tu, tranne se non l'hanno messo nella zona. No, ma te è tutto, non è sottoterra quello. Quello sta, no, io l'ho visto nelle immagini, sta in mezzo all'erba, ma non capivo dove però. Allora, quindi abbiamo sbloccato il forno. Allora, vediamo un po', facciamo, mostriamo un po' qualcosa. Allora, beh, noi dobbiamo sbloccare la zip, ragazzi, perché ne abbiamo sbloccata. Eccola qua, il primo, Smithy Station. Questa sarebbe la forgiatura, ragazzi. Ci servirà per potenziare i vari strumenti, le nostre armi. Quindi magari nella prossima live faremo vedere come si potenziano, cosa serve per potenziare e quant'altro. Intanto ce l'abbiamo sbloccata. Sì. E abbiamo sbloccato, vabbè, le pastine per là per fare i pezzi, che non ce l'avevamo. Ah, non abbiamo fatto vedere forse le nuove armi? Allora, abbiamo ad esempio queste armi qua, che tu ci abbiamo già sbloccate. Io vi ho fatto anche vedere il perché. Per il semplice fatto che noi ci dobbiamo potenziare il nostro cervello. Per sbloccare queste armi avete bisogno di un livello. Infatti questa nuova arma, che dovrebbe essere un'arma di Triple Meat Mallet, il Meat Mace, quindi il manto di mentina, questa qua dovrebbe essere un'arma a due mani. E quanto danno fa? E fa quanto? Oh, non è tanto, non è forte quanto il manto di mentina, Non è forte quanto, però da provare, sono curioso. Sono davvero curioso. Poi come altre armi hanno messo questa specie di sciabola, che sarebbe un coltellino alla fine, una specie di coltellino. Quella, sì. quella fatta con, prega, il coltellino però fatto con le formiche nere, che non è malaccio, la è spada, molto la spada di formica, dici? Esatto. No, no, non so se è la spada di formica, sai? Sì, la spada. Sì, 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 spada di forchina. Sì, sì. No, non è la spada. Okay. Ah, sì, giusto. È quello. La pala, vabbè, delle formiche nere, che è appunto la pala di livello 2, che ci servirà per prendere sempre il chewing, che ci ha fatto vedere prima Matteo. Abbiamo lo scudo. Questo è molto interessante, questo scudo. Lo scudo di livello 2. Beh, è figo, Sì. È bello figo sto scudo. Però, cioè sì, dà difesa, un po' più di difesa del primo. Sì, fa molto, difende molto di più. Vabbè, però è buono. Ma già il primo difendeva? Sì. Ragazzi? Sì. Dovevo fare la nanna. Sì, ma te? Io purtroppo. Vi devo abbandonare, perché è ora. Scusatevi. Comunque, ragazzi, tranquillo. Giardino, a tutti voi. Vi auguro buon inizio settimana. Alla prossima. Sì, andiamo a casa intanto noi. Vai, alla prossima a te. Noi vi salutiamo, finiamo la live qui. A casa, se no spagniamo là. Alla prossima a te. Ok. Dici, vai, torniamo a casa. Andiamo. Ma se qua c'è, qua davanti c'è il letto, non conviene dormire. Sì, vai. Anche se però qua il letto metto qua. Dai, fammi fare la nanna. È un po' scomodo, perché se ci becca il regno lupo proprio qua, so piazzi. Ok. Ok, sì, torniamo a casa. Non sopra qua. Il problema è solo uno. Cioè, non possiamo posare maschere. Le maschere a gas dentro le ceste. Io ne posso posare perché mi crasha il gioco. Oh, bene. Sì, l'ho segnalato Obsidian, sto problema qua. Aspetta, c'è un ragno lupo. Aspetta, ho trovato un dente. Un dente? Sotto la lattina. Oddio. Tutta la lattina. Grande. Mi sembrava un sasso. Oh, allora lo usiamo la prossima volta. Sì, tanto. Non so. Perché. Non so se Matteo la. Ehi, ma che caspita! Shh. Lo so, l'ho visto prima. Ma io lo vedo buggato. Lascialo stare, torna a casa. Corri, sì, corri. Corri. Ma è buggato, cioè, faceva cose strane, laggava. È normale, lascialo stare. Mio, proprio. Vai! Ma poi sì, vieni un attimo da me, voglio dire sta cosa. Non so se... Arrivo. Ah no, ci stava già, non ho niente. Ora mi sono ricordato, ci stava già. No, comunque l'unica cosa che ancora non ho visto, ragazzi, è il Rolly Poly. Oltre alle nuove zone, vabbè. Quello è un attimo da capire. Sì. Poi il Rolly Poly è strano che non c'è. Magari nella prossima live, cioè nella prossima settimana, andiamo a vedere magari vicino alla siepe. Se sta lì. Magari
Cioè, se sono sottoterra. Ma non credo, perché ho visto che stanno pure fuori. Quello rotola. Infatti. Ma lui. Vai, no, la larva! Okay. La larva! Sa cazzi che sono sti cosi, mamma mia! Ma che incubo! Questa da sete! A meno che non l'abbiamo già viste, però. Magari erano sassi. Ma c'ha. Guarda, Lisi! Guarda! Che? Guarda sta formica! Ma si sta mangiando l'uovo? Sì! Ma che? No! Non facciano i piccolini! Ma la quinza te lo fanno però, purtroppo! Sì, quello lì, ma poverino! A forza sono sta porta appresso magari, Vabbè. Ma no. Sì! Ma sto terreno strano, tu te lo ricordi? Io non me lo ricordo. Guarda per terra! No. Non c'era! No, non c'era. Perché è fatto acciottolato, è fatto. Dai, formica! Ma io non vorrei che fosse del Rolipoli che fa sta roba. Però non capisco. E può essere! Ma è strano, perché è strano! Non riesco a concepire, però. Dai! Non rompi balle! Madonna, guarda. Muori vicino a casa. Tanto ci stanno le cose. Tanto è qui. Tirla! Io chiudo. Ecco. Non le bullizzare, però, povere. Ma scusami, vero? Voleva ammazzarmi. Beh, in effetti, ho già tutti i torti. Ok, ragazzi, detto questo, io sì. Allora, facciamoci in. Come facciamo la foto? Che dici? È morto. Si funghetti. Si funghetti. Senza armatura, però. Sempre senza armatura. Allora, ciao, ciao, vicino al funghetto. Gira al funghetto. Ok. Vai. Raga, noi abbiamo le idee per fare le foto che sono incredibili. Lo facciamo pure mezza storta perché è bello così. Per dare un po' di. Camera speed. Non ho capito. Vignetta. Mettiamo la vignetta. Il filtro. Quello retro sempre è bello, cacchio, però. Sì. Ma quindi cos'è? Ma hanno sistemato il problema del mondo personale? Cioè, nel senso, io sono venuta nel tuo mondo e è andato. Non lo so. Ancora negli altri. No, perché crasha ancora. Ma è strano, cioè, andando nel mondo di qualcuno. Va, lo so. È una cosa ambigua questa qua, però ok. Day. Ok ragazzi, fate la foto. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Aspetta, buona serata anche a te, Giuse. Facciamo lo spawn qua. C'è Giuse, madonna, non male, me ne ricordavo. Siamo di là dal lupo e sinceramente non c'ho voglia. Ok. Fatto. Perfetto, sì, grazie di tutto, grazie anche a Matteo che sei andato ora. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Grazie di tutto, alla prossima. Ci vediamo posto weekend, mi raccomando, se volete accedere la public test, la prossima. Ciao ciao Lisi, ciao. Noi ragazzi ci sentiamo qua, grazie di tutto per chiunque abbia partecipato e che si sia divertito un po' con noi a vedere un po' cosa hanno aggiunto. Naturalmente ragazzi ci manca ancora un po' di cose da fare, dobbiamo ancora vedere il nuovo laboratorio, tutte le nuove feature che hanno messo. Dobbiamo testare un botto di roba. E quindi anche per quanto riguarda i video usciamo un po' tardi, perché purtroppo solamente il weekend riusciamo a fare live e testare tutte le nuove cose. Però già oggi abbiamo fatto un po' di cose. Possiamo sentirci soddisfatti. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima live. Grazie a tutti quanti voi, vi auguro un buon inizio settimana e una buona serata. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.